Noi dobbiamo fare tantissimo per avere un consumo responsabile, possiamo e stiamo facendo tantissimo. Il Parlamento europeo ha approvato una mozione molto importante sul spreco di cibo, spreco che c'è in tutto il mondo, eh? Attenzione, non è una prerogativa dei paesi occidentali. Lo spreco c'è sia nei paesi poveri che sprecano, distruggono prodotto nella prima fase della filiera perché non hanno catena del freddo, e poi lo spreco c'è nei paesi ricchi perché si spreca nella parte finale della filiera, cioè nel momento distributivo. Quell'inefficienza che è determinata dallo spreco deve porre attenzione e cercare di intervenire attraverso nuove regole, lavorare sulle date di scadenza dei prodotti, tutte cose importantissime, ma rimane un problema di fondo che rompe un equilibrio, e io qui lo voglio dire perché è un grande tema a livello non solo italiano ed europeo, a livello globale, e che è il tema che non è più uno squilibrio tra chi ha molto e chi ha poco. Cioè l'economia dello sviluppo, che ha caratterizzato anche gli studi negli ultimi 30 anni, è superata da questo squilibrio ingenerato dal cambiamento delle diete. Non siamo più nell'analisi tradizionale dell'economia dello sviluppo, dobbiamo cercare in qualche modo di dare un po' di più a chi ha poco e in questo modo riequilibriamo. No, oggi siamo in presenza, in maniera strutturale, perché questi sono i numeri e nessuno può immaginare che ci siano grandi stravolgimenti di questi numeri, nel futuro continuerà questa pressione, come riuscire a dare queste risposte? Ecco perché diventerà importante quello che dirà poi Patrizia Toia, la ricerca, l'innovazione. Ci rendiamo conto che l'Europa ha smesso di investire in ricerca? L'Europa, ma anche gli Stati Uniti, rispetto agli anni 70-80, in cui Stati Uniti e Europa erano i primi al mondo con investimenti in ricerca, oggi siamo i quarti, i quinti. Chi investe in ricerca si chiama Cina, Brasile, Russia. Ora, credo sia l'Expo davvero una straordinaria occasione. Rimettere al centro la grande questione, che è una sfida per tutti noi, una sfida mondiale, e magari riuscire a fare una sorta di G20 intorno al tema della sicurezza alimentare. Sicurezza alimentare intesa come sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, perché ogni tanto in Italia, e questo lo dobbiamo dire, noi confondiamo, dato che la traduzione è uguale, no? Food safety e food security in Italia si traducono sicurezza alimentare, ma c'è una bella differenza. No, non parliamo di food safety, parliamo di food security. Il tema è il tema degli approvvigionamenti. Possibile che stiamo assistendo a un vero e proprio neocolonialismo nel mondo? 80 milioni di ettari acquistati o affittati dalla Cina e non ci poniamo nessuna domanda? Quello che sta succedendo in Africa, quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Asia, sono questioni enormi di cui fordarsi non l'Italia, neanche l'Europa probabilmente ne ha la dimensione per dare le risposte. E noi l'abbiamo qui, abbiamo a Milano l'occasione di farci queste domande e cercare di trovare almeno la direzione di una vera e propria politica globale del cibo che deve investire tutti. Grazie. Sì, la parola a Ermete Realacci per il tema Un Expo per l'ambiente, e nel frattempo sono lieto di salutare anche l'onorevole Balzani che ci ha raggiunto. Prego Ermete. Grazie, io penso che abbia ragione Antonio Panzeri quando dice che l'Expo può essere anche un'occasione importante per il PD e per la politica per ragionare sul futuro. Perché cos'è quest'Expo? Quest'Expo, che è stata guardata, devo dire, anche con una certa diffidenza, anche a Milano, diciamo, a lungo, non è, lo diceva bene Alessandro Alfieri nell'introduzione, non è soltanto una colata di cemento. Non è l'hardware dell'Expo quello che ci deve preoccupare. Le cose da farsi si facciano, saranno sempre meno, perché le risorse sono quelle che sono e i tempi sono quelli che sono. Ed è chiaro che l'Expo di Milano, l'Expo Universale 2015, non lascerà dei segni indelebili come è stata la Tour Eiffel a Parigi o l'Euro a Roma. Il segno di questa Expo, se ci sarà, sarà un segno del software, in una concezione diversa del mondo, in una concezione diversa dell'economia, perché il dato su cui è bene che ci concentriamo è che questo è il primo Expo che accade dopo la grande crisi. È vero, formalmente Shanghai anche è stata nel 2010, ma Shanghai era stata pensata prima e si svolgeva in Cina. Quindi ci sono due elementi per cui Shanghai non è stata una risposta alla necessità di cambiamento dell'economia, degli equilibri mondiali, delle politiche. L'Expo di Milano può esserla.
Perché quello che molti continuano a pensare, che si uscirà dalla crisi con una logica alla Edoardo De Filippo, ha da passare a nottata e tutto ricomincerà come prima, sul terreno finanziario, sul terreno economico, sul terreno produttivo, è una linea perdente. Non è così. Siamo di fronte a una tempesta perfetta in cui si incrocia non solo una finanza fuori controllo, non solo anche grandi problemi ambientali, penso ai mutamenti climatici che incrociano in maniera formidabile anche i temi alimentari, siamo di fronte a un riequilibrio nel mondo perché si affacciano piccoli paesi che hanno 1,3 miliardi di abitanti, 1,2 miliardi di abitanti e si tratta di capire in questo mondo che cambia qual è il ruolo dell'Europa, qual è il ruolo dell'Italia. Peraltro questa sarà forse l'ultima Expo che avverrà in Europa per 15-20 anni. Dubito che prima del 2030 ci sarà ancora un'Expo europea. Quindi l'Expo deve essere soprattutto questo, come diceva Alessandro, deve essere software più che hardware. E siccome nell'Expo conta, oltre che l'elaborazione, contano gli oggetti, i prodotti, le cose, perché l'Expo è questo, è come la campionaria di Milano del dopoguerra. Tu attraverso gli oggetti facevi vedere un'idea d'Italia, bisogna capire qual è il filo che può condurre quest'Expo verso un esito positivo e qual è il valore d'uso dell'Expo per l'Italia, che è formidabile per l'Italia, perché l'Italia oggi ha bisogno di ricomunicare al mondo e di ridisegnare un'idea di economia. Con Epifani ne abbiamo parlato varie volte, peraltro nel nostro mestiere di base, diciamo, che è anche quello di fare il presidente, io della Commissione Ambiente e Territorio, io della Presidente delle Attività Produttive alla Camera, stiamo avviando una indagine conoscitiva sul tema della green economy, l'anno prossimo in Europa è l'anno dell'economia verde, che serve un po' a questo, a capire qual è il filo da tirare. Da questo punto di vista, l'agricoltura è fondamentale, ma è anche una grande metafora, perché i temi di base dell'Expo non sono mai esaustivi dell'Expo, lo dice uno che è molto attento al tema dell'agricoltura in generale, del territorio, della qualità agricola. Peraltro dico a Wilkinson che se l'Europa ci aiutasse a tracciare meglio i prodotti non farebbe un'oncia di danno dal punto di vista, diciamo, della difendere la qualità agricola, diciamo, del nostro paese. Su questo abbiamo varie partite aperte, ma anche l'Expo di Shanghai era formalmente un Expo sulle città e in realtà è stato un Expo universale. Il padiglione italiano a Shanghai aveva un enorme arbitro d'ulivo, una parete dedicata ai vini, eccetera, eccetera, non era sulle città. E qual è quindi la chiave con cui l'Italia si può avvicinare all'Expo? Noi sappiamo, deve partire innanzitutto da una considerazione di base che dovremmo condividere, come partito anche io direi. Cioè, se noi guardiamo l'economia italiana non sta andando tutta male, sta andando male, anzi malissimo sul piano interno, perché c'è impoverimento e c'è paura, e questo ferma l'economia sul piano interno, e quindi oggi quelli che sono un po' i nostri valori costitutivi, il riequilibrio, l'equità, l'eguaglianza, non sono soltanto una scelta valoriale, sono una scelta di politica economica. Perché sul piano interno, se non c'è riequilibrio e se non c'è risorse a chi si è impoverito, non riparte l'economia. Ma nell'export, e qui io non condivido tante cose che vengono dette, anche quando si parla di innovazione e ricerca, Patrizia lo sa benissimo, bisogna assolutamente dire che bisogna investire di più in ricerca, ma guai a dire che l'Italia è un paese che non fa innovazione, non corrisponde affatto al vero, perché se noi nell'export manifatturiero siamo molto più forti di Francia e Inghilterra, solo la Germania fa meglio di noi. Se i distretti l'anno scorso hanno superato il livello di export che avevano prima della crisi, vuol dire che c'è innovazione e c'è innovazione spesso non censita, perché poi anche chi fa ceramica, chi fa mobili, oltre che chi fa vini, oltre e anche i settori più high tech, quelli che incrociano la meccatronica. Io stamattina ho sentito per caso per telefono Sraffi, Rainbow, le Winx, per capirci. Noi abbiamo, se nell'export l'Italia tiene perché riesce a tenere assieme, mi sembra lo dicessi di nuovo Panzieri, l'innovazione è una tradizione rivisitata. Diceva Mahler che tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco. No? E allora qual è il filo che noi possiamo portare nell'Expo incrociando i territori e incrociando il paese reale? È un'idea d'Italia che da un lato all'interno fa queste politiche che dicevamo, riequilibrio, speranza, un'idea di futuro che possa mettere in moto il paese e dall'altro
si segnala al mondo come un luogo in cui un'economia a misura d'uomo in larga parte c'è, perché il sistema di piccole e medie imprese italiane mantiene la competitività anche perché non perde i legami con il territorio, perché si nutre anche di coesione sociale. Io conosco abbastanza bene, come molti che sono qui, il sistema delle nostre piccole e medie imprese e in molti casi farei fatica a immaginare che queste imprese possano delocalizzarsi mantenendo la qualità. Anzi, non è accaduto, nel senso che noi parliamo tanto di delocalizzazione, ma molte volte abbiamo avuto fenomeni di rilocalizzazione dei settori che dovevano scommettere sulla qualità. Adesso, per fare un esempio di bassa cucina, le montature di occhiali, chi ci avesse detto 10-15 anni fa che sarebbero continuate a essere prodotte in Italia, sarebbe stato guardato come uno che non capiva dove andava il mondo. Invece, cosa è accaduto? Che i tentativi di fare montature di occhiali di qualità, non quelle da 5 euro, no? Quelle che valgono di più, fuori non hanno funzionato e sono tornate tutte in Italia le montature di occhiali. E questo passaggio dalla quantità alla qualità, che è a sua volta un grande passaggio ambientale, perché quando si dice green economy non c'è soltanto, diciamo, i settori classici, risparmio energetico, fonti rinnovabili, riciclaggio dei rifiuti, c'è una riduzione delle materie prime usate, una riduzione dell'energia usata. Se volete, un utilizzo di quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana, che fa da base storicamente al saper fare italiano. Diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo. Ora, quest'Italia c'è. C'è molto più di quanto non veda il classico sistema economico che vede spesso l'Italia dal satellite. C'è e si difende bene nell'export. Quest'Italia deve essere la protagonista dell'Expo per noi. Ma deve essere la protagonista dell'Expo non solo perché noi vogliamo occupare questo spazio nel mondo. L'altro ieri c'è stata un'iniziativa molto interessante, perché il capo internazionale di Google è venuto in Italia, e c'era anche una lettera su Repubblica, a battezzare un portale che con un investimento suo Google fa sulla qualità italiana. Perché Google ha percepito che c'è in Italia molto di più di quello che dell'Italia si sa nel mondo. E noi sappiamo che, questo è vero in campo agricolo, vedo qui dei colleghi che lavorano da tanto, peraltro segnalo che la Lombardia credo che sia la regione d'Italia che ha più prodotti certificati, contrariamente a un senso comune per cui sarebbe una regione più debole sul terreno agricolo di altre regioni italiane. Perché Google fa questo? Perché in un mondo che si globalizza c'è un bisogno di qualità che è difficile soddisfare se tu non hai i cromosomi giusti. E mi permettete per brevità di fare un passaggio perfino un po' ardito, anche la spinta che oggi ci viene dal messaggio di Papa Francesco rispetto a alcuni valori è più coerente con una certa maniera di produrre che in Italia c'è, perché da noi l'idea che si strappi e si sia competitivi se la società si divide, voi ve la ricordate la battaglia sull'articolo 18, quando si riteneva che l'Italia non sarebbe stata competitiva se non abbassava i diritti? E che fine ha fatto quella battaglia? E quante imprese sono diventate competitive indebolendo i diritti? L'Italia, e in questo c'è una nostra specificità che dobbiamo portare nell'Expo, è forte quando fa l'Italia, quando tiene assieme innovazione, qualità e bellezza. E in questo la metafora agricola è importante, perché nell'agricoltura c'è il ragionamento giusto che faceva prima Paolo De Castro, quello delle commodities, quella della quantità, quella di evitare che si costruiscano nel mondo nuove. E c'è un ragionamento italiano, che è quello della qualità. Noi siamo forti quando produciamo qualità. Il ragionamento sarebbe lungo, ma noi in Italia oggi produciamo il 50% in meno del vino rispetto a quello che producevamo alla metà degli anni 80, prima del metanolo, ma il nostro vino vale 7-8 volte di più. Noi in quegli anni esportavamo in euro 700 milioni di euro di vino. Scusami, ti interrompo un attimo. Salutiamo per Wilkinson. Salutare il dottor Wilkinson, per ringraziarlo veramente in modo sincero e per impegnarci a una più intensa collaborazione per fare di questo evento anche un evento dell'Europa solidale, dell'Europa del futuro, della sostenibilità e della democrazia, perché noi abbiamo anche questo problema di intrecciare il diritto al cibo con il diritto democratico. Grazie ancora. No, vado rapidamente a concludere. Questa idea d'Italia, che è un'idea ambiziosa, che penso sia l'idea del Partito Democratico, cioè l'idea di una
di una società che non si strappa e di una sfida al futuro che però parte da quello che noi siamo, dalla messa a frutto dei nostri talenti, non da un ragionamento astratto. Io tante volte sento fare dei ragionamenti anche sulla competitività italiana che non coincidono con l'idea d'Italia che vedo. Google l'altro giorno, dovendo presentare questo portale, ha portato una serie di imprese, una peraltro era di Meda, la Busto Salotti, che pur essendo imprese di piccole dimensioni hanno innovato e esportano in mezzo mondo. È chiaro che hanno bisogno di un sistema di servizi, di politica, di accompagnamenti finanziari, legali, giuridici completamente diversi. Ma oggi imprese di nicchia non hanno mercati di nicchia, perché c'è una domanda nel mondo di Italia per quello che rappresenta simbolicamente l'Italia, e questo è il retroterra dell'Italian sounding, perché la gente compra prodotti che hanno un nome italiano. E diciamo anche dal punto di vista, da questo punto di vista, l'Expo può essere la chiave per affrontare il futuro. È una chiave anche per cambiare tante cose. Vi faccio un solo esempio: si discute molto di emigrazione, di Bossi Fini, forse la dovremmo chiamare Bossi Fini Grillo adesso. Le regole che noi abbiamo sull'immigrazione vanno superate per fare bene l'Expo, perché se noi dominiamo quelle regole con i cinesi, i milioni di cinesi che vengono in Italia devono passare sotto forche caudine che non è detto che siano in grado di superare. Quindi c'è una chiave del mondo che l'Expo ci può produrre e che noi possiamo provare ad affrontare se investiamo i nostri talenti, se non perdiamo la nostra anima e se abbiamo anche un'idea di paese meno ripiegata, meno criptodepressa, per capirci. Perché in Italia sono tante cose. C'è una bella frase che Clinton disse una volta in un suo discorso, disse: non c'è niente di sbagliato in America che non possa essere corretto con quanto di giusto c'è in America. Questo in parte vale anche per l'Italia. E per Edison, che era uno che di sfide se ne intendeva, disse: se fossimo ciò che siamo capaci di fare, rimarremmo letteralmente sbalorditi. Se l'Italia all'Expo sarà l'Italia che fa l'Italia e non l'italietta dell'illegalità e non del bunga bunga, un'Italia che dobbiamo lasciarci dietro le spalle, l'Expo per noi sarà un'occasione straordinaria. Grazie. Tema decisivo nell'orizzonte che stiamo scrivendo: l'attesa per le innovazioni, il sostegno alla ricerca. La parola a Patrizia Toia. Grazie, sono anch'io contenta che il mio partito abbia sentito l'esigenza, diciamo, di un momento di riflessione, di contributo, di dibattito all'Expo, anche perché penso appunto che non sia solo un tema, ma è stato detto in tantissimi modi e con accenti tutti molto convincenti e profondi, ma insomma non è un tema solo degli addetti ai lavori, è proprio un tema di tutta la cittadinanza e quindi deve essere quanto più partecipato, vissuto e colto anche come occasione per i cittadini, e questa è la funzione, diciamo, di un partito, particolarmente del Partito Democratico, di questa capacità di rendere, diciamo, di interesse e di partecipazione di tutti un tema così, così grande. E ringrazio anche io Epifani per questa presenza, penso che abbia molte cose da fare in questi giorni, ma avrà ritenuto che questo, tra le altre cose, era particolarmente importante. Una breve considerazione su questo taglio europeo, poi entro nel merito del mio tema e infine una proposta sull'air grabbing che ho fatto in mille modi, è sempre caduta nel vuoto, vediamo se oggi o il PD o magari Wilkinson, qui l'ho detta, la raccoglierà. Innanzitutto, ecco, perché un evento europeo? E vi prego proprio, quando si dice Italia, mondo, Italia, Bari, Roma, di dire sempre Italia, Europa e di collocarlo in questa cornice. Innanzitutto perché, insomma, se l'Expo avviene in Italia, avviene in Europa. Il primo è quasi banale dire che è europeo per questo, ma va sottolineato. Noi stiamo in questi giorni, anche sull'onda di tragedie sconvolgenti, ribadendo ciò che per tanti anni abbiamo detto in Parlamento inascoltati, ma finalmente adesso l'evidenza della tragedia lo pone alla responsabilità di tutti, stiamo dicendo che i nostri confini sono confini europei, che anche l'isola più lontana dell'Italia, Lampedusa, è Europa, e questo ha tante implicazioni di responsabilità di tutti e di responsabilità dell'Europa. Allora, a maggior ragione, insomma, un evento che avviene in uno Stato membro come l'Italia, col valore che ha l'Italia, il protagonismo che ha l'Italia in Europa, dobbiamo sentirlo come europeo a tutti gli effetti. Non si tratta solo di parlare di confini, si tratta di parlare di ogni realtà, di ogni Stato membro. Quindi è europeo. Europeo anche perché, guardate, c'è questa partecipazione, insomma, non è un caso che oggi siamo qui tra i deputati di Milano, e se Panzeri si occupa più di politica estera, poi ci occupiamo di tutto, ma insomma un ruolo in quel settore, io ce l'ho nell'industria, energia, ricerca, va
Balzani si occupa di risorse, di finanziamenti, e quindi c'è tutto una, diciamo, un ventaglio di presenze. E se il bilancio europeo, proprio nei giorni scorsi in commissione e in aula nella prossima sessione, dedica un capitolo del bilancio europeo, della Commissione, per questa partecipazione, è anche il frutto di questa consapevolezza che, insomma, rivendicare il taglio europeo vuol anche dire una presenza molto più diretta. Ma poi guardate, è europeo nella sostanza, perché tutte le cose che oggi qui sono state dette, all'insegna di questo tema scelto, di tutte le sue declinazioni, e in particolare, diciamo, di questa parola sostenibilità, che è applicabile a tutti i campi. Realacci è andato nel campo sociale e non è indifferente. Sostenibilità è tutto, compresa la sostenibilità sociale. Io credo che, insomma, tutta la politica europea è all'insegna di questa sostenibilità. Se devo cercare un filo rosso in tutte le grandi strategie europee di questi 5 anni e di quelli passati, la sostenibilità è forse la parola che le può racchiudere tutte, assieme a quella della democrazia e della libertà. Sostenibilità è l'agenda 2020, le politiche energetiche, le politiche climatiche. Sostenibilità è tutta la grande riforma della PAC. L'altro deputato presente, ho citato i 3 milanesi, ma c'è un autorevolissimo deputato come De Castro, che è uno dei protagonisti di questa trasformazione della PAC. Cosa ha fatto? Ha tentato, in questa grande riforma che entrerà in vigore dall'anno prossimo, di far sì che la produzione agricola risponda a tutti i criteri detti, sia altamente competitiva, sia capace di soddisfare questo grande bisogno di cibo e di cibo diversificato, all'insegna della sostenibilità in tutti i settori. Il verde, il greener, che dovrà essere di più la politica agricola, ma anche la sostenibilità della vita degli agricoltori, delle zone rurali, di chi li abita. E lui è uno dei protagonisti, e credo che quando vedremo che si è riusciti a riformare, mantenendo le cose importanti, aggiornare, non potremo che essere grati a uno dei protagonisti che è lui. E poi, dicevo, le altre politiche, insomma, pensate un po', anche tutta la politica estera che noi facciamo, la politica di cooperazione internazionale. Siamo il più grande donatore, forse, nel mondo. Adesso leggo che Bill Gates ci contende questo primato, perché giustamente ci sono anche questi grandi personaggi che sono grandi donatori. Ma la nostra politica non è solo donazione, fondi e interventi e programmi, cerca di dare delle linee a questi programmi. E anche qui c'è una sostenibilità in termini di equilibrio tra aree del mondo più sviluppate, altre che lo stanno diventando, altre che non lo sono per niente e vivono tutta una serie di squilibri. Quindi è politica europea tutto quello che accadrà prima, dopo e intorno all'Expo, e io spero che in tutto questo ci sia una nostra forte presenza, proprio di tutte le istituzioni dell'Unione. Non è un problema della Commissione con il suo padiglione, i suoi funzionari, è del Parlamento, è di tutte le istituzioni dell'Unione Europea, e sapremo accompagnare come stiamo facendo, cercando di far incontrare, diciamo, questi filoni di lavoro, perché ci si giovi della reciproca collaborazione. Il campo della ricerca e delle politiche di ricerca e dell'innovazione, che è un altro filone ricorrente delle politiche europee, può trovare davvero, e sta trovando in tutti i programmi che si stanno preparando, una grande possibilità di collaborazione per tutte le tematiche che sono state dette, insomma, tutta quella della sicurezza alimentare, quella della salute alimentare. Io aggiungo una terza S, quella della sovranità alimentare, che pone tutto il problema delle relazioni anche di potere, le relazioni politiche tra gli Stati membri. Si fa oggi paura a dire che c'è un diritto alla sovranità alimentare, perché implicherebbe molte conseguenze, ma io credo che anche questo è un tema che andrà man mano affrontato con questa platea di paesi così numerosa che si riconoscerà all'Expo, che sta partecipando a tutti i lavori, che ci ha dato fiducia come Milano perché qui si svolgesse, ma adesso si aspetta risposte su queste grandi sfide legate a tutto il tema che appunto è nelle 4 asse fondamentali dell'Expo. Allora, dicevo, anche tutto il tema dell'innovazione e della ricerca può trovare delle sinergie molto molto positive. Lo diceva prima qualcuno, insomma, noi abbiamo grande e diffusa anche capacità di ricerca e di innovazione. Anche quando l'ultimo rapporto sull'innovazione in Europa lo dice, ci sono delle realtà a macchia d'olio molto significative. Nell'insieme non siamo considerati un continente fortemente innovativo per quanto riguarda la capacità, diciamo, di innovazione delle nostre industrie in generale.
Non si può dire che c'è un target diffuso, però ci sono situazioni molto differenziate. Il nostro stesso paese ne è un esempio, insomma. Siamo molto arretrati in certi settori, in altri abbiamo una grande capacità, anche molto diffusa, anche in piccole realtà, di innovazione di prodotto, per esempio, con grandi trasformazioni, grandi capacità di aggiornamento, o anche di processo, per tanti cambiamenti che ci sono. Qual è il valore della politica europea, oltre che mettere lì un bel numero di risorse? Questo è uno dei capitoli che nel prossimo bilancio dei 7 anni non è stato decurtato, anzi è stato ampliato fortemente. È che la politica europea deve cercare in qualche modo di creare un po' più di uniformità, superare molta frammentazione, mettere insieme i sistemi nazionali perché ci sia, diciamo, una convergenza. Noi a volte parliamo di una Maastricht europea, a volte parliamo, Berlinguer è uno dei colleghi più attivi in questo senso, parliamo della creazione di uno spazio europeo della ricerca con possibilità di mobilità dei ricercatori, con possibilità di definizione di alcune priorità comuni. Perché guardate che la capacità di ricerca non sempre si individua con la quantità di risorse, ma spesso si individua con il coordinamento di questi sforzi. L'Europa in questo senso, prima ancora del programma Horizon 2020, che è quello dei prossimi 7 anni di ricerca, ha creato queste piattaforme tecnologiche della ricerca che mettono insieme, diciamo, tutti gli interlocutori, quelli grandi e piccoli aziendali, i centri di ricerca. Guardate che funzionano, ce n'è una, Food for Life, che sta già lavorando molto bene. E cosa succede con queste piattaforme? Che tutto il mondo interessato, industriale, di ricerca, di altri mondi, diciamo, che attorno circolano, aziende dei servizi collegate, aziende della logistica, per esempio se si parla anche di agroalimentare, aziende che si occupano della conservazione, eccetera, eccetera, si trovano e cominciano ad affrontare tutti i nodi di un tema e portano avanti tutta un'esigenza, diciamo, di ricerca e di innovazione, certo, fino a un livello non competitivo, tutto quello che è precompetitivo. Quando si arriva all'individuazione di una ricerca che diventa poi un brevetto, diciamo, c'è un passo avanti. Quindi queste piattaforme tecnologiche, vi segnalo questa per il settore, e quella che partirà adesso sulla bioeconomia, che ha evidentemente anche ricadute per tutti gli aspetti energetici e non solo, e per la sicurezza dell'alimentare, sarà un'altra piattaforma in cui tutti gli interessati a livello europeo, il bioalimentare, la Food for Life è una piattaforma europea, è collegata a 35 piattaforme nazionali, e il numero stesso vi dice che va oltre i confini dell'Unione, c'è per esempio la Turchia, ci sono altri paesi, per dirvi quanto si cerca di aggregare. È il primo valore aggiunto, il primo, diciamo, contributo che può dare l'Unione Europea, proprio creando queste piattaforme. Ce n'è una sulle nanotecnologie, tu citavi altri settori che poi sono implicati su altri aspetti tecnologici, e vi devo dire che veramente stanno facendo fare un po' un salto di qualità rispetto alla frammentazione, rispetto alla disomogeneità dei nostri sistemi. Questo non fa venir meno la capacità che prima veniva sottolineata di abbinare un dato globale e un dato locale per non disperdere potenzialità, energie, eccetera. Proprio la composizione di queste piattaforme funziona. Quando la piattaforma diventa qualcosa di più consistente partono le JTI, anche qui tutte sigle, ma per dire che cosa? Lì si diventa formale, si struttura, diciamo, una specie di piccolo consorzio, di piccola entità, dove i soggetti passano una fase molto più impegnativa dal punto di vista dell'attuazione, della messa in campo di programmi di ricerca. Ce n'è una per esempio sullo spazio, si diceva prima come anche la sorveglianza spaziale può essere utile per la produzione agricola, ma può essere utile anche per la lotta ai cambiamenti climatici, può essere utile e sarà utile anche per Expo. Segnalo che due di queste realtà, Galileo e Copernicus, troveranno nei prossimi mesi proprio un primo avvio nel nostro paese, perché molto spesso sono più sviluppate in altri e noi abbiamo molto da dire con tutta l'industria spaziale, come si diceva. Ecco, queste sono già attività molto più avanzate, e ce n'è anche qui un paio che riguardano il settore agroalimentare, che vedono già, diciamo, sforzi di ricerca molto impegnativi. Ce n'è poi un'altra, altre due che voglio sottolineare come titoli, se il moderatore mi dà ancora un secondo per questo. Una è tutta la parte delle sfide sociali. Nel nostro grande programma di ricerca Horizon, che vi dicevo, abbiamo un po' cercato, e questo io credo che sia un salto di qualità significativo proprio di questi anni, del nostro sforzo parlamentare, di far sì che la ricerca di eccellenza e di base continuasse, non può non essere così, ma, siccome spesso è anche un po' autoreferenziale chiusa, si affiancasse a questo tutto il settore dell'innovazione, del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. Quindi è partito un altro filone, un pilastro, leadership industriale, dentro il quale c'è questo settore accanto ad altri, ed è partito anche tutto un filone per affrontare anche con la ricerca tutte le grandi sfide sociali e globali che noi abbiamo, da quella climatica a quelle più pienamente delle scienze umane e a quella anche qui della sicurezza e della sostenibilità dei sistemi alimentari, intesi, come diceva De Castro,
comprendenti tutti i cambiamenti di scenario. Ecco, io penso che anche tutto questo filone, che è assolutamente nuovo, che parte ora, potrà essere, non dico lo sfondo, perché non è che c'è Expo e c'è l'Europa, ma è lo stesso, diciamo, lo stesso tavolo di lavoro, a volte con interlocutori diversi, ma certamente con necessità di collaborazione e di scambi. Infine, per il dopo Expo, segnalo, e anche qui è stato il frutto dei parlamentari italiani, in primis il Presidente dell'Agricoltura, ma insomma tutti noi, noi abbiamo da pochi anni creato un istituto tecnologico europeo che è molto poco conosciuto. Questo IET promuove delle comunità scientifiche, per ora ce n'è una sola italiana, Torino, Milano, Politecnico e Trento, ne partirà una seconda a cavallo del 2015 proprio sull'agricoltura e sulla sostenibilità dell'agricoltura. Sono comunità scientifiche molto impegnative, sono risorse che vengono messe a punto. Se l'Italia, noi abbiamo ottenuto quest'altra, e se si sposterà non nell'immediato ma al 15, io credo che potrà valersi del dopo Expo. Expo lascerà degli esiti, le risposte alle domande che potranno trovare in quel filone di lavoro, lo segnalerò anche perché è una cosa che non abbiamo ancora provato in aula, solo in commissione, anche a Wilkinson, potrà essere il canale nel quale convogliare, e lo dico ovviamente ai protagonisti di Expo, tutto questo. Ultima proposta di gran corsa, chi è interessato la riprendiamo, si parla di land grabbing, accaparramento di terre. Qui dobbiamo risalire alla radice di questo problema, se avremo quantità di cibo sufficiente e se l'avranno tutti quelli che cominciano anche a mangiare di più e meglio nel mondo. Parte dalla terra, dall'acqua poi. E la terra viene accaparrata, è un fenomeno che abbiamo studiato in tanti, ci sono dei libri di Paolo, ne ho scritto anch'io qualcuno, ce ne sono tantissimi di esperti, ci sono studi anche all'interno del mondo africano. Come avviene questo? Grandi multinazionali, la Cina, tanti protagonisti, si accaparrano paesi del Golfo Arabo, si accaparrano interi, ma non con delle transazioni, diciamo, corrette. Con delle transazioni, chi è andato a studiare questi contratti ha visto che a volte è un foglio di carta, è una firma illeggibile, e con questa firma illeggibile dall'altra parte ci si accapara grandi quantità, con sconvolgimenti dal punto di vista ambientale e climatico, spiazzamenti di intere comunità di indigeni e di persone che si trovano desplazato dall'oggi al domani senza, e con qualche cosa di veramente conturbante per gli effetti futuri. Come combatterlo? Sono mille e difficilissime le vie, ce n'è una semplice che si potrebbe fare, cominciare a dire quali sono gli standard minimi, che poi devono entrare in un trattato internazionale, ma si possono definire, ci sono già degli studi, gli standard minimi perché una transazione sia internazionalmente riconosciuta come fair, trasparente e accettabile. Sarebbe bello, l'ho proposto a varie, non è mai stata poi raccolta interessante, ma che da Milano, dall'Expo, nascesse una carta di Milano che contenga questi principi. Ci sono giuristi, professori di agraria, pronti, l'hanno quasi stilata. Poi Milano, l'Expo, la consegnerà alle grandi sedi, ai grandi fori internazionali, e qualcuno la porterà avanti all'ONU, all'Unione Africana, a Commissione di Ginevra. Deve diventare, come fu per le mine antiuomo, nacque dalla società civile. A Ottawa quel trattato non aveva validità giuridica, man mano i paesi si sono svegliati e poi la Commissione per il disarmo eccetera l'ha fatto suo. Vogliamo che nasca anche questo da Milano, tra i tantissimi esiti sarà un modo per combattere il land grabbing e renderlo un po' più trasparente e un po' più, diciamo, controllato. Grazie. Mai sforamento di qualche minuto così importante, ma siamo nei tempi, adesso una pausa caffè, riprendiamo fra 15 minuti precisi. Grazie.
Se rientriamo in sala si ricomincia. Vi prego di accomodarvi, grazie.